Dal riassetto degli enti locali ai nuovi modelli di welfare territoriale e meccanismi di contrasto alla povertà per migliorare il benessere e creare coesione sociale. Argomenti che affrontano un tema di grande attualità contenuti nel volume Il governo della povertà, le politiche sociali in Campania, scenari, processi di innovazione e reddito di cittadinanza. Libro scritto da tre autori, Luca De Luca Piccione, Lucia Fortini e Domenico Trezza, pubblicato dall'editore milanese Franco Angeli. Ci sarebbe bisogno di maggiore coesione, di maggiore attenzione. In questo caso, nel nostro volume, noi cerchiamo di ripercorrere quelli che sono stati gli ultimi anni del lavoro sulle politiche sociali, con un taglio collegato in questo senso in maniera particolare alla Campania, dove c'è stato questo passaggio delle vere misure di sostegno alla povertà, dal REI al REI di cittadinanza, e adesso all'assegno di inclusione, di cui vedremo quali saranno gli esiti e gli effetti. Ci tengo a sottolineare che è un lavoro che viene svolto in assoluta collaborazione con i nostri dottori di ricerca del Dipartimento di Economia e Management, perché naturalmente c'è un discorso di public engagement, cioè di ricaduta che noi cerchiamo di ottenere con le nostre ricerche sul territorio. Il volume è stato presentato nell'aula Pessina della Federico II alla presenza del vescovo di Acerra Antonio Di Donna, che è anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ampia la discussione a cui hanno preso parte manager degli ambiti sociali regionali, dei rappresentanti del terzo settore, i presidenti degli ordini professionali, degli assistenti sociali e degli psicologi. Con loro anche i docenti federiciani Maria Carmela Godi, Enrica Amaturo, Dora Gambardella, Cristina Mele ed Antonio Pascapè, che hanno immaginato alcuni possibili processi ed esiti di innovazione. Il punto di vista del vescovo di Donna. È un libro importante perché manifesta l'impegno della Regione Campania per le politiche sociali e questo è molto importante, specialmente in questo momento in cui si passa, per esempio, faccio un esempio, da una misura all'altra, dal reddito di cittadinanza ad altre misure, allora bisogna fare un attimo il punto della situazione.